mi sono pensato che vi volevo parlare di un film che è piaciuto a tutti. Io vado fuori dal coro, come sempre, però vi dico la mia opinione e vi spiegherò perché. Da moltissimi reality di Matteo Garrone era acclamato come un successo, bravissimo, capolavoro, si sferrano le mani per applaudire. Secondo me è vecchio e banale. Diciamo anche dal principio, perché Garrone tenta di cavalcare l'onda del grande fratello dei reality show che portano l'uomo qualunque ad essere famoso, a fargli sognare tante cose, quando quell'onda si è svuotata, secondo me. Secondo me è quello che ha fatto Sorrentino con La Grande Bellezza, quando tutto era finito lui ripropone quella cosa. Ora vi spiegherò perché penso questa cosa. Di che cosa parla il reality? È la storia di Luciano, un pescivendolo napoletano. Lui fa tantissimi lavori per tentare di sbarcare a fine mese. Tra questi lavori c'è anche la truffa. Viene convinto dai familiari a fare il provino per il grande fratello, lo spingono e dicono: dai, sì, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Lui all'inizio è abbastanza scettico su questa cosa, non vuole, non gliene frega niente. Ma alla fine entrare nella casa del grande fratello diventa veramente l'obiettivo della sua vita. E ogni cosa che fa la fa con quel fine, anche fuori dai provini. Ovviamente inizia così a prendere decisioni sbagliate, affrettate e paranoiche. Questo film è stato presentato al Festival di Cannes. Secondo me la Francia è l'unico mercato in cui certo film, un certo tipo di cinema italiano può ancora far breccia. E secondo me quel certo tipo di cinema italiano che fa breccia è quello molto nostalgico del neorealismo, dei tempi di Fellini, dei tempi di Antonioni, delle cose che secondo me è giusto che ci sono state, però anche giusto farle evolvere, andare avanti, prendere quello che ci hanno insegnato e mettere del proprio. In questo film ci sono tantissime cose che io, diciamo, non approvo. Prima fra tutte la scelta del protagonista, Aniello Arena. Lui ha scoperto la recitazione in carcere. Anche durante la registrazione del film lui era in carcere, stava scontando la condanna per l'uccisione di 3 uomini. Non è che non approvo la sua scelta semplicemente per quello che ha fatto nella sua vita, eccetera, eccetera. Io penso che il carcere debba essere riabilitativo in ogni caso. Ma non sono d'accordo con la scelta, ovvero quella di prendere l'attore preso dalla strada, che è una delle concezioni più banali del neorealismo. E anche secondo Bazin, quello degli attori non professionisti era uno dei motivi che ha fatto naufragare il neorealismo in Italia. Quindi non lo dico solo io, ma lo dice semplicemente un signore che si chiama Bazin. Trovo veramente assurda questa scelta, perché si ignorano attori professionisti per andare a prendere dei non professionisti, che molto spesso si vede che non sono professionisti. Che magari sono molto bravi nei progressi che hanno fatto, però non sono abbastanza per sostenere determinati film. Gli attori professionisti servono, per esempio una serie come Gomorra ha tutti attori professionisti e si vede la differenza. Siamo abituati, soprattutto quando si parla di personaggi napoletani, con dei cliché vecchi come il mondo, sul fatto che il personaggio napoletano, l'attore napoletano, deve parlare in dialetto brevemente, nel film, fuori, nelle interviste, ma non è così, l'attore deve essere un attore, non deve fare il suo ruolo della vita di tutti i giorni anche in un film. Quello non è recitare. E questa idea degli attori non professionisti viene molto spesso applicata a delle scelte, soprattutto di tipi italiani che non sono del nord. Il napoletano, il romano, il siciliano. A volte prendono anche degli attori professionisti, ma li scelgono soprattutto per il dialetto. Questa secondo me è una cosa fuori di testa. E secondo me è proprio quello il nucleo banale, ovvero che alcuni tratti antropologici facciano di per sé il personaggio. E questa è un'idea vecchia. Oltre al fatto che scegliere una cosa di questo genere vuol dire sputare in faccia a tutti gli attori professionisti che hanno studiato per anni e anni e anni, sono bravissimi, però gli sputi in faccia per prendere qualcuno preso dalla strada. Quando si parla di queste cose molto spesso si scomoda la poetica di Pasolini, però no. Io direi di non scomodare in maniera così banale e superficiale una poetica abbastanza diversa. Come vi ho detto, questo film si rifà qualcosa di molto banale, che piace anche un pochino all'estero, quell'idea di una concezione cinematografica con una fotografia molto poco curata, con quei colori così saturi, così pesanti. Non lo so, magari voleva dare il senso di cafonaggine e pacchianità. Potrebbe. Però sinceramente era curata veramente male. Io l'ho visto su una TV Full HD, l'ho visto su Sky, quindi insomma non scaricato da chissà dove. Sembrava di vedere una cosa in streaming in qualità bassissima. La scala cromatica è così ridotta che sembra quasi di vedere delle chiazze di colore sgranate. E non lo dico in senso positivo. Non vorrei essere frantesa, non sto dicendo gli stereotipi non esistono, cioè la napoletanità non è solamente quello. Il punto secondo me è che Garrone ha preso sto ritrattino della napoletanità che funziona ancora all'estero, però qui in Italia è vecchio dei decenni, non è che si è inventato niente di nuovo. E soprattutto non è che lo usa per dire qualcosa di nuovo.
tutta roba vista, stravista, i napoletani che sono un po' tuttofare, i napoletani che si sposano con un po' di cafonaggio stile il boss delle cerimonie. Per non parlare poi della Napoli di Luciano, che noi vediamo una Napoli o un paesino vicino Napoli, che sembra presa da un'epoca premoderna, forse l'idea che hanno gli statunitensi dell'Italia, credo sia. Per esempio, il complesso residenziale dove abita Luciano sembrano delle casette del presepe, prive di igiene, corrose, vecchie, fatiscenti. E secondo me rispecchiano uno stereotipo molto più forte all'estero dell'idea che il sud Italia sia rimasto in un'epoca premoderna. Questo concetto c'era molto negli anni 50 in Italia, però non siamo più negli anni 50, caro Garrone. Per non parlare poi del luogo comune, povero ma ricco di sogni. Insomma, non è che sto dicendo come si permette Garrone di dire così del sud Italia, non sto dicendo quello. Il punto è che questo luogo comune è stato presentato da film, saccheggiato da decenni, 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 e quindi ormai è una minestra riscaldata. All'inizio del film c'è un matrimonio, grande opulenza, celebrità di quarto ordine. Poi si ritorna al corroso paesino di Luciano. A cui sinceramente ci poteva anche stare. Il punto è che quando arriviamo lì, Garrone inizia con un piano sequenza che ci presenta i familiari di Luciano. Secondo me già qui è una scelta sbagliata, perché ci presenta quei familiari e all'inizio del film ci fa credere che questi abbiano un ruolo all'interno del film. A parte la moglie, quei personaggi sono semplicemente quasi delle comparse all'interno di tutta questa storia di Luciano. Quindi questa presentazione fatta da Garrone non è funzionale alla storia che poi seguiremo, ma è semplicemente estetica. Insomma, del puro patetismo, ci vuole far vedere: guardate quanto è corrosa casa di Luciano, guardate la muffa, guardate quanto è povero. Inizia così e poi finisce per sentirsi tipo un Fellini dei Noartri, a fare le riprese su sti corpi grotteschi, obesi, cadenti, eccetera eccetera. E anche qui io direi roba vecchia. Questa scena di per sé è anche bella, però il punto è: che ci dice di più di quei personaggi, a parte che so cafoni, che sono poveri e che amano mangiare? Nient'altro. Soprattutto se queste caratteristiche non saranno fondamentali per le scelte decisionali, cosa che secondo me non è. Posso portare tutto all'eccesso, la fotografia, l'ambientazione, la storia, i personaggi? I corpi dei personaggi è molto pericoloso, perché se esce bene esce fuori Roma di Fellini, se non esce bene esce fuori una cosa vorrei ma non posso. Secondo me il richiamo alla vita come finzione a Cinecittà è una chiara citazione di Fellini. E non a caso ci sono due poster nettamente diversi per la presentazione di questo film. Quello italiano presenta il logo del film quasi come la grafica del Grande Fratello, che è una cosa che conosciamo e è anche internazionale come tipo di grafica. Il poster invece per il mercato estero riprende Luciano quasi come un vitellone, è molto differente ed è da un'immagine nettamente diversa del film, che richiama dei film italiani molto più noti, di registi molto più consacrati. C'è Luciano come un vitellone, la scritta Cinecittà e ricorda la grafica dei poster degli anni 60. Già da qui secondo me si capisce l'intento di Garrone, però secondo me questa minestrina è vecchia. Sempre per la serie Cosa Vecchia, io sinceramente non riesco a capire il senso di far uscire un film che critica un qualcosa di pop quando quel fenomeno pop è già esploso, cioè non se lo caga più nessuno. Nel 2012 la febbre del Grande Fratello era già calata, non se lo cagava più nessuno, gli ascolti erano calati. Invece se pensiamo per esempio al 2004, c'era gente che si sarebbe venduta la madre per entrare nella casa del Grande Fratello. E secondo me questo film avrebbe avuto veramente una potenza fortissima a farlo uscire all'epoca, però 10 anni dopo, no. Inoltre secondo me il film è come due piedi in una scarpa. Spesso è antinaturalistico, come il paesino premoderno, il sogno, i personaggi grotteschi, che quindi sembra quasi ricordare che sta narrando una favola, e questo sembra suggerito anche dalla colonna sonora curata da Alexander Desplat, che è lo stesso che cura anche le musiche per Wes Anderson, ha curato per Harry Potter. Ma secondo me se alcuni reparti tecnici hanno una direzione molto favoleggiante, cozzano con la regia, che sembra andare da tutta un'altra parte, che insiste con questa camera a mano in stile documentario o notizia d'assalto. Se vuoi che il pubblico si concentri sui volti grotteschi di un determinato personaggio, non gli puoi fare la ripresa così con la macchina a mano. Distrae anche dalle ambientazioni, e secondo me se avesse fatto più piani sequenza e più carrelli puliti sarebbe stato più coerente e avrebbe dato l'idea di una favola finita male. Inoltre c'è un'altra cosa che io sinceramente non ho capito. Ci sono dei momenti in cui c'è la colonna sonora, grazie al cielo, visto che è rara nei film italiani. Però ci sono dei momenti in cui l'audio è letteralmente nudo, ci sono solo rumori e uno rimane veramente così. Insomma, ti devi decidere, però secondo me un altro problema di questo film è che è stato categorizzato male. Insomma, io l'ho letto che è una commedia e dramma. In realtà secondo me non c'è quasi nulla della commedia all'interno di questo film. O almeno, vogliamo ridere dei napoletani vestiti da cafoni? Questo fa ridere?
secondo me i personaggi sono abbozzati, però non hanno nulla di particolare, cioè non sono quel grottesco che però ti rimane un pochino nel cuore perché è un personaggio particolare. Sono semplicemente dei personaggi abbozzati da degli stereotipi che abbiamo visto un miliardo di volte sui napoletani. Quello che fa le truffe per tirare a campare, quello con la famiglia invadente e cafona, quello che sogna la TV. E secondo me questo sarebbe andato anche bene se Garrone avesse preso in giro in maniera un pochino più originale queste situazioni. C'è un'omissione fatale all'interno di questo film che l'ha veramente reso più povero. E sto parlando secondo me, dei personaggi che dovevano essere messi, ovvero gli esaminatori del Grande Fratello. La scena dei provini, eccetera, eccetera, secondo me era molto importante per far capire come la TV gioca con le persone, come creino delle aspettative non curanti dei risultati. Avrebbero potuto farci vedere il provino di Luciano all'interno di Cinecittà, dove lui si apre con gli esaminatori quasi come se fossero degli psicologi, dove racconta i drammi della sua vita per sperare di avere la storia più strappalacrime e poter così entrare nel Grande Fratello. Poteva mostrare l'avidità della TV, così sarebbe diventata ancora più drammatica la storia di Luciano. Oppure ancora, per rendere più profonda la storia, secondo me ci potevano essere delle scene prima del provino di Luciano in cui i protagonisti della sua famiglia stavano incollati alla TV e non si cagavano tra loro, non si cagavano Luciano. Così andare in TV da parte di Luciano poteva essere anche un modo per farsi amare da loro. Dei piccoli dettagli che avrebbero potuto dare alla storia delle dimensioni altre. Queste piccole accortezze in sceneggiatura potevano veramente salvare questo film da una banalità allucinante. E visto che è banale, secondo me è ancora peggio, visto che la banalità vuole criticare altra banalità, e quindi Uno dei problemi di questo film, secondo me, è che Garrone non critica a fondo i luoghi comuni, ma finisce per riproporli lui a sua volta. Secondo me un'altra cosa che poteva fare, che era veramente una stronzata, avrebbe dato un approccio più metacinematografico al film, era inserire, magari anche solo per comparsa eccetera eccetera, dei veri ex componenti del Grande Fratello all'interno del film, che facevano la parte di loro stessi, così da poter letteralmente raddoppiare i richiami. Io sinceramente trovo letteralmente assurdo che un attore bravissimo come Nando Paone sia ridotto ad un ruolo di spalla all'interno di questo film. Si vede che è un attore bravissimo e nonostante sia di spalla spicca letteralmente molto di più vicino all'attore protagonista, che non è ancora un attore professionista e quindi è anche normale. La bravura serve a qualcosa, non è che non si vede semplicemente perché gli dà una parte piccola, non si vede. Come vi ho detto, uno dei problemi di questo film è che non va in una direzione precisa e sta con due piedi in una scarpa. Non va veramente verso l'eccesso, non va veramente verso la critica. Anche la psicosi del personaggio non è raccontata in una maniera visiva. Ci si può sbizzarrire con la psicosi a livello di manipolazione dell'immagine, e qui no. La psicosi, il malessere mentale del personaggio, è solo all'interno dei dialoghi, ma tu non sei uno che sta scrivendo un libro. Sei un regista, devi farmi vedere quello che succede, portami all'interno della mente di quella persona. E coniugalo con un'arte, visto che hai già tentato di andare verso l'antinaturalistico, punta più là. Parliamo anche del finale. Secondo me il finale era, non so come fare finire questo film, butto una cosa così, la butto in caciara. E secondo me è un'occasione letteralmente sprecata. Ma soprattutto secondo me ha buttato un'occasione visivamente stimolantissima. Io l'anno scorso, con un corso per scrivere format per la TV, sono andata all'interno del Grande Fratello, la parte dietro dove stanno le telecamere, ed è un posto che a me è piaciuto tantissimo. Sono andata anche nella regia eccetera eccetera, è bellissimo perché ci sono questi cunicoli tutti neri in silenzio e c'è veramente l'acquario, tu vedi i concorrenti lì, è molto strano ed è molto inquietante come posizione, perché vedi degli altri esseri umani dall'altra parte che tu non conosci, però loro non ti possono vedere, e quindi poi sei in una situazione buia, quindi stimola molto il voyeurismo, è una cosa molto strana. Già di per sé quella situazione è molto ricca di significato ed esteticamente, già così che la vedi, è molto bella. Secondo me Garrone non ha esaltato per niente, perché le scene che ha girato lì dentro non lo sono. Non dicono assolutamente un bel nulla, c'è quella fotografia veramente alla buona, senza prestare attenzione a una costruzione dello sguardo, ovvero colui che guarda e colui che è guardato, poteva diventare qualcosa di molto interessante. Luciano che guarda il concorrente che guarda altrove, la macchina da presa che guarda tutto. Ovvero il nostro sguardo che guarda Luciano che guarda. Poteva essere qualcosa di molto interessante. Se solo Garrone avesse voluto sfruttare veramente quella situazione, poteva far sentire il pubblico come Luciano. Luciano è il pubblico che segue con passione quello che succede all'interno della casa, di quei protagonisti, non li conosce, li guarda, però li conosce. E noi potevamo essere la stessa cosa, guardavamo le vicende di Luciano, siamo appassionati e tutto ciò. E lui non sa della nostra esistenza, però questo ci vuole, per fare queste cose ci vuole una costruzione dello sguardo. Cosa che Garrone secondo me non ha fatto, perché secondo me non ha analizzato la situazione e quindi non l'ha potuta sfruttare. Inoltre trovo letteralmente assurdo
assurdo che non abbia sfruttato un'altra cosa tipicamente del Grande Fratello che è estremamente emozionante, ovvero la regia. Io sempre quando sono andata lì a vedere la casa all'interno, c'erano ancora le persone dentro, sono passata per la regia, che era praticamente un container in stile The Truman Show, con mille telecamere tutte su un muro, molto molto bello, e c'erano tutte le persone che stavano lì a guardare, ma soprattutto ci sono delle persone che prendevano appunti, scrivevano qualsiasi cosa che dicevano i concorrenti. Un'altra cosa che mi ha molto emozionata era il fatto che da una parte c'era una signora che stava parlando con un microfono, insomma roba così, con un concorrente all'interno del confessionale, ed è una cosa molto particolare secondo me. C'era questa signora che stava parlando con un'immagine, immaginatevi questa stanza buia con tutti i televisori, immaginatevi una scena di questo genere che poteva esserci, che riprendevano, semplicemente proiettavano, diciamo, le immagini di Luciano che entrava nella casa. Già questa era un'immagine fortissima ed è esteticamente molto bella. Magari ci si poteva anche aggiungere la voce di un attore che faceva le veci del Grande Fratello onnipotente, stile orwelliano, che magari lo ammoniva, diceva cosa stai facendo, oppure ancora gli dava il benvenuto in stile molto allucinatorio, diciamo. Il problema del film secondo me è che è privo di un senso altro, sia durante tutta la scena ma soprattutto il finale, che sembra una cosa buttata là come capite quello che ve pare, un po' così. Non c'è un senso altro, non c'è una profondità alla fine del film. Ma Dog Errone alla fine fa un po' lo snob, insomma dice siete poveracci, siete poco colti, siete poco svegli, credete alla TV. E secondo me è una conclusione un po' snob di un intellettuale un po' arretrato che guarda con un occhio un po' così, un po' di schifo la TV. Oltre ad essere una posizione totalmente sconfessata dai cultural studies, secondo me è una delle cose peggiori, perché è qualcuno che vuole criticare qualcosa perché è vuoto, che è superficiale, ma alla fine fa una critica vuota ad un programma che almeno contiene una vaghissima citazione di 1984 di Orwell. Questo film nemmeno quello. Per tutti questi motivi io sinceramente ho trovato questo film molto deludente, molto vuoto e soprattutto molto superficiale, cosa che sinceramente è... Quindi il mio voto per questo film è Rullo di tamburi 4. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete d'accordo con me oppure no, quali punti non vi convincono, perché vi è piaciuto questo film o perché non vi è piaciuto. Grazie mille per aver visto questo video, se avete fatto anche voi delle recensioni, dei post a riguardo su questo film, linkatemeli qui sotto. Qui sotto troverete tutti i link per seguirmi su qualsiasi social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.